lui, grande. Come stai? Bene, dai, hai già preparato la cena per non avere problemi, mitica. Grandissima. Yo, Avelilla! Thanks for joining. Ready? Now I hear the audio. Okay, great. That's perfect. About to start in 30 seconds. Sei pronta, Luis? Sei pronta? Grande. Oggi ho cominciato il primo zombie. Ah, bene, bene. Ok. Here we are, guys. Let's start. Allora, oggi finiamo l'armatura, sicuramente un po' di incarnato, e iniziamo e facciamo i capelli. So, today we keep going with the armor, as I have to finish the shoulder pads. And fix up maybe the knees here and the legs. I'll do the skin tone, of course, and the hair. All right. I have my reference here, which is the one I painted on Procreate. Let me show you. Seguirò sempre la reference che mi sono fatta con Procreate. Ok. These are all the colors. So let's go. Bene, bene. E com'è andata con il primo zombie? Ma poi perché uno? Devi farli in serie, mannaggia. Allora. Vediamo da dove possiamo riprendere. Ah, perfetto, perfetto. Allora parlo in italiano. C'hai ragione, ma volevo testare il modo superato. Bravo, bravo. Mi raccomando, eh. Falli in serie perché sennò devo un po' scleri. Più che altro scleri nel dire che pappa, mi tocca rifare la stessa cosa un'altra volta. Invece fai subito, tutto subito.
Non male come primo tentativo. Ho provato con gli oli. Madonna, com'è con gli oli? Di dove sei, Ive? Devo un attimo rigiocare con la paletta perché è stato un po' di tempo. Non me la ricordo perfettamente, ma non c'è problema. La recuperiamo subito. Volevo provare. Ma dopo neanche un'ora ho dovuto mollare perché avevo troppo sonno. Altra attenzione ieri, mannaggia. Ma fallo dormire nel divano, da qualche altra parte, se russe non ti lascia in pace. Io fortunatamente ho il sonno profondo, quindi anche se fosse non sentirei nulla comunque. Fortunatamente, se stasera si ripete, vado io sul divano. Tanto è comodissimo. Ah, perfetto. Io una volta ce n'avevo uno di Ikea di divano, era fenomenale. Si stava meglio lì che sul letto. Yo, Silver! Thanks for joining. How are you? Fine? Today I keep painting the armor and start with the hair and skin tone, of course. So that tomorrow we can do the cape, the shield, and the weapon. And on Thursday, we can do the basing and it's done. I'm just trying to remember the former palette. Should be something like that. Doing all right, moving back to my house this afternoon. Oh, that's great. Va bene così, ragazzi, lo zoomo di più. Can you see fine like this or do you want me to zoom in a bit more? Just let me know. I want to fix some lights here and there. L'ho giusto sistemato un po' le luci. It's good, I think. Okay, the most important thing is that you can see everything. I'm adding some red reflections. As you can see, some days has passed. Oh, eccolo, Ardri. Grande. Oggi tonica, ragazzi. And stavo dicendo, non mi ricordo. Don't remember what I was saying. Oh, as you can see, some days have passed and the yellow and orange didn't turn down, so that's a good thing. Come potete vedere non si è spento il giallo che abbiamo creato, quindi ottima cosa. So, the scale artist colors are amazing. Does it do that sometimes? Of yes, especially red tones. Usually after 24 hours they turn down a bit.
but this didn't happen with the scale artist, and that's very good news to me. No, no, sono contenta che non si siano spenti gli scale artist, quindi punto extra. Yellow Naples, dove è il giallo Napoli? Where is it? This is orange. Ah, here we are. No, I have intense yellow, sorry, not giallo Napoli. Grande Matti, ciao, come stai? So this yellow is a bit warmer than the primary one, okay? So it's fine for our ambience, for this model. L'intense yellow è un po' più caldo, quindi va benissimo per l'armatura che stiamo facendo noi, che ovviamente è calda. Aiuto, ci sono un sacco di sconti sugli aerografi per Amazon Prime Day. Io non sai quante cavolate che ho preso con il Prime Day. Tutta roba nerd per gli streaming. approfittane e prendi, Elwi, assolutissimamente. Che dici Matti, come va? Accaldato, accaldato. Sì, prendi al Wii. Assolutissimamente. Non ci pensare nemmeno due volte. Prendine due, se costano poco. Non sia mai. Allora, oggi mi doveva arrivare lo stream deck dell'Elgato, ma non è arrivata, arriva domani, così posso fare un po' più di interaction. Buonasera Muscia, vedo che ti sei convertita al caos, assolutissimamente sì, a me Sigvald fa impazzire ora. Come stai grande, quando vieni su a Roma? Io cercavo le Wada, H-Line. Highline, ma è sempre carissimo. Io speravo nel drone, ma non hanno abbassato nemmeno di un centesimo. So Silver, we're talking about the Prime Day discount on Amazon. Did you get something though? Hear me roar. È comparso, quanto è carino. Dimmi che è comparso, eccolo. Mi sa settimana prossima, ok. Sarebbe il mio primo, quindi non ho molte pretese. Guarda, io ho quel Fengda da 32 euro. Tranquillo, proprio. Fa il suo lavoro. Ne ho due, così se casca non bestemmio, lo cambio e basta. Cioè lo butto proprio. I'm studying the behavior of the light here, which is a bit nasty because the shape of his knee pad is a bit weird. So
cercando un attimo di studiare la luce qui sul parastinco, perché ovviamente ha una forma un po' particolare. Comunque fuori ci si scioglie. Quando finisce l'estate? È appena iniziata. Sì, qui oggi fanno tipo 38 gradi, una cosa simile. Si muore. Si muore letteralmente. Il nostro Horace invece se ne starà al mare, giustamente. Ma io pensavo che ti mettessi tu a fare roar, non il gatto con il sound di Chewbacca. Dai, è carinissimo. They postpone Prime Day in Canada due to COVID. Oh, Kitty. I got some nice stuff for the streaming and some games for my PS4. The bad news is that I discovered yesterday. Yes. Yeah, I just found out that the new Ratchet & Clank came out, but it's for PS5, so I really have to get one. Like, shut up and take my money. Io odio il mare, a dire il vero. Oh my god, davvero? Yeah, I grew up with Ratchet & Clank, so it's not possible to me to not play a chapter, you know. Did you paint some more ounce? Or whatever they called. Grande Raf! Il voice changer... no, sì, è mezzo attivo, aspetta. My son is playing on PS4 right now behind me. Which game? I'm curious. Matti, ma tu l'avevi già provato il voice changer l'altra volta? O è una cosa nuova per te? Scusate, in realtà anche sta facendo un super mega temporale. È saltata la corrente. Oh mio Dio, veramente. Che bello. Raf, mi hai rinfrescato solo il pensiero. He's playing Fortnite. Oh, cool. Not yet, not finished on Taskmaster. Great. Let me use the voice changer. Matti, sei pronto? Sei pronto? Allora, domani arriva lo stream deck, quindi sarò più agile nel farlo. Tomorrow I will receive the stream deck from Elgato, so I'll be a bit faster doing this stuff. Vediamo se funziona, does it work? Spero che stia funzionando. È molto divertente. Sì, esilarante quasi. I know you love me with the helium voice. Oh, okay. Grande! Grandissimo, eccolo! Questo è veramente carino, ragazzi. I love this voice changer. Too funny. I can even try the alien voice. Non posso fare,
scendere vicino a me. Robot? Questa dovrebbe essere versione robot. Non è il caldo, sono le birre. Sembra russo. How does it sound? Ci allego. Non si capisce niente, così è titolo informativo. Stai a parlare come magni. Eccola. First one was okay. Ok, should be clear now. Ok, allora dovrei essere senza effetti. Allora, l'avambraccio è un cilindro, quindi si comporta come una forma cilindrica, la luce. Allora, so the forearm here is... like a cylindric shape, so the light will be like a sharp line, something like this. This music reminds me Mad Max. Secondo me è la colonna sonora di Mad Max questa musica. Allora Karim, che dici? Che dici di bello? Pensavo l'anghetto invece era la voce robot. Comunque diciamo, è tanto che stai a giocare con le vocine. No, no, avevamo appena iniziato, ha provato subito Matteo perché non era una cosa nuova per lui. Come l'ha vista subito ha cliccato. Senza pensare alle conseguenze. Oggi guardate, mi doveva arrivare lo stream deck, ho rosicato. Mannaggia. Vabbè. Faremo domani. Ma abbiamo bevuto oggi che fa caldo? Sì, sì, ho già bevuto un pochino. Però, se vuoi farmi ribere, oggi c'ho una semplice tonica. Prometto che per giovedì che c'è la notturna mi attrezzo. Oggi è robetta tranquilla. Gran Kirsi. Non ti riconosco più. Lo so, lo so. A me il weekend devasta, quindi quando rientro succede questo. So let's add some colors here with emerald green and magenta to deepen the shadows. Qui sto mettendo un po' di ombre colorate per accentuare il contrasto. Allora, un attimo guardando la reference, sto facendo tutto giusto? Sì. Aggiungiamo le massime luci.
Allora, ragazzi, questo weekend che avete fatto? Elwi, lo sappiamo, si è divertito tantissimo il matrimonio. Comunque, abbiamo fatto chiarezza sul bicomponente, certo, assolutissimamente. La punta 03, fai 02 se puoi, che è meglio. Ho trovato un'ottima offerta, ma c'è solo quella punta. Sì, Karim, sta da spendere soldi. Ma quella è la migliore, Sara, soprattutto se vuoi fare qualcosa di profondo. Devi aspettare 24 ore, devi farla piano perché non puoi fare tutto. Tipo, se vuoi fare 5 cm di roba, non puoi fare 5 cm tutti insieme. Però è la migliore. Lavorato. Ah! Giustamente, al GameStop. A proposito, Ardrin, che c'è una PS5 per caso? Ieri ho avuto la bruttissima notizia che è uscito il nuovo titolo di Ratchet & Clank e siccome io ci sono cresciuta con Ratchet & Clank non me ne posso perdere nemmeno uno. E la brutta notizia è che esce per Play 5. E io non me l'ero fatta fino ad ora. E invece mi hanno fregato. Letteralmente. Sì e no, poi ti spiego in privato. Del tipo ci sta e se paghi bene ci sta. Sì. Immagino. Ora domani ci dovrebbe essere tipo quel giorno speciale su Media World. E c'è proprio il bundle con Ratchet. Ma speriamo di riuscire ad accaparrarselo. Ma a che cifre sta? Ancora sui 500? Cioè, parliamo ancora di roba importante. Prezzo pienissimo. Brutta storia per il mio portafoglio. Vabbè, pago con la carta e ci vediamo il prossimo mese. Farò un fugone alla Hawaii, non lo so, qualcosa mi invento. Con la Play, ovviamente, perché devo giocare a Ratchet Clank. Yo Jaka, grande! Oggi è rientrato presto? Sarà contenta la tua isottina? I think we're almost there. Penso che ci siamo quasi, ragazzi. Che ne dite, vi piace? What do you think? Until now. Here I've added some primary yellow. Ho aggiunto una puntina di primary yellow. Non è malaccio, dai. Don't think it's too bad. Ma se io prendo l'ugello da 02, non so se ci va, dovrebbe saperlo Giaca. Chiedi a lui. Io sto aspettando che GameStop abbia scorte per entrare con una PS4 e uscire con una PS5, quindi fai un fischio se avete scorte. Ne abbiamo ancora un 250 in catena, wow. È saltato la torsione, au, che dolore. Overkill. Caldo, grande Guido, ciao. Ma non stavi tipo trapanando, facendo cose così? Allora ci sta Elwi che ha visto sugli sconti col Prime Day
Un aerografo però ha la punta 03, ci può mettere una punta 02? Non lo so, gli ho detto, senti Giaca, perché non so se il buco può andare bene oppure col fatto che è fatto per 1,03 magari dopo è lento. Non mi senti? Ma mi sentono tutti. Nim, prova su Media World. No, Nim, funziona che se porti la tua, in una settimana ti arriva la 5 in negozio. Davvero, Ardri? Ma quanto te la valutano? No, perché a sto punto che ci faccio con la 4, dato che ne ho due? Ma anche se porta una 3 scazzata, grande Sara, grande. Silver Sara is great. She's trying to exchange to trade, sorry. She's trying to trade a PS3 for a PS5. The GameStop. Dipende spesso di cambiare anche la dose, oltre che il lago. Allora, dipende il modello i4, l'unica cosa è che è un bundle con tre gioia, ok. Per la 3 una pacca sulla spalla e un sorriso, ah, ok, no, allora me la vendo privatamente e ci guadagno. Il genio della mia gatta mi ha mutato, Muscia. Mi pare normale? Mi dica. Bellina Isotta. Se vuoi ci aggiungo pure una box mezza aperta, grande. Ok. I'd say let's start with the Hinton. Maybe some light reflection here in the darker part. Allora, adesso iniziamo un po' di riflessi più chiari with turquoise, this one, con il turchese in the blue parts. Very softly. Facciamo un po' di luci, ok? Leggere, leggere. Because even shade parts have their lights. Perché ovviamente anche le parti in ombra hanno le proprie luci. La rivendi come vintage. Sono 170 anime all'ora del bando, che sta a 780 con recet. Porco cane, 780. Mamma mia. Il mio drone è sempre più lontano, ragazzi. Sì, ancora non me lo sono fatto. Mannaggia. Oggi speravo nei Prime Day, invece veramente non l'hanno azzerati, cioè non l'hanno abbassati nemmeno di 10 centesimi. Maledetti. Mentre il volante con i pedali me l'hanno abbassato di 200 euro. Io l'ho preso tipo un mese e mezzo fa. Sto rosicando malissimo. Malissimo, cioè a metà prezzo praticamente. Oh, bello, ora ci faccio un pensiero. Grazie, Ardi. Simpatia della Sony, sì. Come tutti quelli dei GPU. I mortacci loro. Quei cavolo di miner. Ma non sono solo loro il problema.
Turquoise is great for reflection, second reflections. So that's why I'm applying it on the lower part of each app. Il turchese, ragazzi, è qualcosa di fenomenale per le luci riflesse, e le sto applicando sulla parte bassa degli addominali. Ragazzi, ho preso come la palla va, grande. Siamo con te, Elwi. L'aerografo, sì. Mi sa 03 l'ha preso. Vedete quanto lo fa brillare di più questo turchese come ombra, ragazzi? Can you see how much he pops up the abs? These turquoise here below. It's great. It's excellent for reflections. Tanto quella col costa era il compressore che mi interessava soprattutto. Ho speso 40 euro un compressore, conta la marca? Nah. Basta che pompa aria. Se no usi quello della macchina. Io ho quello della Royal Max qualcosa. Con 40 euro di rionuro che non c'è il soffio al colore, mitico. Guido, ma se tu ce l'hai già il compressore, ma che ci devi fare? Perché te lo devi ricomprare? Ragazzi, fermate Guido. Niente, niente, qui ormai l'abbiamo perso. Sta già di là su Amazon, ha già comprato tutto. Il compressore ce l'ho in fabbrica, ma da 10.000 litri, spettacolo. Ah, c'era lo sconto sull'Anycubic, avevo visto. Fosse interessato. Progettata per me, adesso devo fare i pezzi, grande.
Sto aggiungendo un po' di glaze magenta, melting some magenta glaze here and there. Body Kickstarter. Adesso sono che ci sono commissione, mi ero concentrato sull'aerografo grande. Io ho preso il nastro, il vecchio si è sciolto col caldo. Guido, Guido. Very light glaze. Glaze davvero molto delicati. È figo e non poter dire no. Cos'è? 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 Fammi vedere. Ah, cos'è? Un mini compressorino, carino. Caruccio. Use the magenta if you want to skip the green between yellow and blue. Usate il magenta per saltare il verde se volete passare direttamente dal blu al giallo. Dal giallo al blu. Sembra quello per fare i toast, è vero. Quello non so fiare di pronunciare il colore mascatti tipo vomito. Mamma mia che scena, Guido. Drammatico proprio. Grazie al supporto che lo vedremo. Fidati, sono delle mie recensioni. Grande gioia. Thank you for the follow, Carrie. Thank you, thank you, thank you. Give me fire, give me that which I desire. Yeah, Guido, ma è da grande. Non ha bombola polmone, quindi deve essere sempre attivo. Oh my god! Troppo bene.
Allora, adesso per lo skin tone userò un colore della scale, il light skin. Truppo a tavola, Bezos. Un bacione e buona cena. Al contrario, già casa veramente. Leggi il labiale. Lo so, ragazzi, ma compressore normale davvero mi ci sta. Intanto provo a imparare a stilare. Ripeto, 40 euro va bene così. Allora, adesso facciamo innanzitutto la foto. E mettiamo a capo di sotto e facciamo l'incarnato. Sì, direi facciamo subito l'incarnato e proviamo questo light skin della Scale Artist. Ma mica ho capito qual è il tostapane rosso. Allora, Piel Clara, light skin, let's see. It's like the Kislev Flash, something like that. Sembra molto il Kislev. Magenta, l'orange ce l'abbiamo. Ciao Matti, buona cena ragazzi. Mica ho capito qual è questa poterosa. Ah, allora, noi scherziamo, magari è una bomba, facci sapere. Allora, questo no. Ok, iniziamo con l'incarnato. Allora, io direi facciamo un po' di tentativi. Let's start with my channel. Thanks for the follow, Dragon. Grazie per il follow. Tu ringrazio, mi mancano 500 punti e fra poco ti tocca, è vero, devo metterla a capo di sotto. Mi ero dimenticata. Scomodissimo, mamma mia. Sbatte il mantello sulla wet palette. Che mi fai spengere le luci, eh? Che mi fai fare con la sinistra, pennello più grande? Aggiungiamo un po' di light skin. Dipingi con due mani, minchia, capito? Sì, però due mani a capo di sotto non posso. Comunque da domani mi arriva l'XL. Almeno non è più da ridere, grande. Bravo. Allora, con due mani. Dipingiamo con due mani. Però non si vede una spappa.
Devo metterlo tipo così. Leviamo la paletta che se mi casca almeno non mi si macchia. Allora, con due mani, quindi due pennelli. Purtroppo non vedete ragazzi, ma vedo male anche io. Lo scoprirete dopo quando alzo. Come sto andando. Eh no, qui non mi c'entra il secondo pennello. Vediamo un po' che ho combinato. Vabbè, dai, pensavo peggio. Nessuno mi fa fare quello più figo di tutti, che è la vista periferica, ragazzi. Quello proposto da Sara. Fatemi riattaccare la basetta. Poi ci voglio aggiungere una puntina di giallo. Vista periferica subito, grande. Quindi voglio tutta pittata, punto solo a quello, ok? Allora, vista periferica, devo dipingere guardando il monitor. Ok? Ci proviamo. Ho aggiunto una punta di giallo. Minchia, c'ho pure lontano lo schermo. Io non ho nemmeno gli occhiali. Cavolo, se è difficile. Ah, non vedo le distanze. Cane, non vedo le distanze, raga, giro, poi c'ho il computer tipo a 2 metri. Karim è uscito. Ho sbavato tutto. No. Porco cane, che stress, ragazzi. Madonna, gli abbiamo fatto un paint, un wall paint. Spettacolo. Come si chiamano le pitture quelle da guerra, no? Lo sai che non è nemmeno male? Boh, adesso si può buttare. Sì, praticamente. No, no, recuperiamo, dai, che ci vuole. Un po' di arancio. Avremo un po' di underpainting un po' più chiaro.
Pitturiamo uguale adesso, bene. Karim, sei tremendo. Ma quando dipingi qualcosa, siamo tutti in attesa, in trepida attesa. Dai, dai, facciamogli questo bel visino. Adesso con un 3-1-0, punta lunga, painting with a 3-0 finest, which means long tip for the brush. Mai più, ha snobbato il mio red panda. Ma che cosa dici? Ma che cosa dici, bugiardo? Il super red pandino, non potrei mai snobbarlo. Anzi. Comunque è davvero bello questo light skin, ragazzi. Se non ce l'avete ve lo consiglio. Sto facendo un minotauro, ma non mi è uscito fluo senza. Ma mi è uscito fluo senza avere i colori fluo. No, che figata, lo voglio vedere. È l'unico che non ho preso intelligentemente. Grande. Grande è lui. Mitica. Davvero bello, sai? Poi col magenta sta veramente bene. Sì, consigliatissimo. Con l'arancio, anche col giallo, si mischia davvero bene. Fa un bel incarnato. Allora, ricordatevi il violetto per marcare le ombre del labbro superiore, delle sopracciglia. Una bella pelle, sì, Giaca. Toccherà fare un giro a Steel Models. O ancora meglio, usare lo sconto di Lilliput. Assolutamente, ragazzi, usate lo sconto di Lilliput. Ce l'hai tu, Giacalo, questo qui di Scale Artist?
Ora sto sistemando le dita. Qui accentuiamo un po' di più. E poi direi che possiamo iniziare i capelli. Sì, sì. Allora, i capelli saranno bianchi, ovviamente, argentati bianchi, con luci magenta celestino. Ci proviamo. Vediamo un po' se quello che ho in mente riesco a farlo. Ok, io direi che... No, light skin tone no, è troppo chiaro. Direi che possiamo prendere il bianco e il giallo intenso. Fatemi prendere il bianco. Sì, dai che agito sti colori. White hair with magenta and turquoise light. Let's see. Just let me fix. Ok. Allora, il nostro zero, ecco qua. Ok, light skin e bianco, and white. Anzi, mi conviene iniziare col turchesino, sì. Aggiunto una punta fuori fuoco da... In che senso fuori... Ah, fuori fuoco il pezzo. Ok, scusa, non capivo. Aspetta. Ok, grazie. Ho aggiunto una punta di turchese. I've added a tip of coise. Muscia, ma secondo te un verde acqua con che colore lo posso fare? Sballa anche con la tonica, sì, a proposito. Verde acqua, ce l'hai il Zotac Green? Quello è perfetto. Se no verde acqua devi fare... blu e giallo e ti devi regolare con quelli. Ci puoi aggiungere una puntina di magenta, forse dovrebbe venire. Dipende che colori hai. Se c'hai il turchese ti viene subito, turchese e verde lime ti viene subito il verde acqua. Ah, perché devi fare la tizia, giusto? Tanto che l'abbiamo, ma non è proprio uguale. Mettici una punta di giallo o di... Ora non mi ricordo dentro che con che colore è fatto. Se aggiungi, prova con una puntina di giallo o con una punta di bianco. Però col bianco dovrebbe diventare un po' celestino, mi sa. Forse col giallo.
Se no il cabalite. Col bianco non va, già provato. O col giallo oppure devi usare tipo il cabalite. Adesso praticamente iniziamo i capelli. Tanto abbiamo ancora una ventina di minuti. E domani finiamo i capelli e facciamo scudo e armi. Oppure il mantello. Vediamo. Sarei più propensa a fare. Allora, vediamo quanto ci mettiamo a fare i capelli, perché qui va fatta sciocca per sciocca, solissimamente. E in base a quello vediamo se fare il mantello. Iniziare lo scudo. Provo col giallo. Se vuoi ho un'app che ti fa vedere i colori. Se vuoi te la giro. Me l'ha già data Karima, ma non funziona con questo. Si vede, c'è un colore particolare. Perché poi dipende da quanto verde acqua lo vuoi, capito? In base a questo, se c'hai una foto me la puoi mandare. Mi dice che è uguale al Fenrisian, ma non c'entra proprio. No, al Fenrisian no. Fenrisian è turchesino. Sì, è turchesino, è celestino. Secondo me il Temple Blue Guard nemmeno. Mandami una foto del tipo di turchese che vorresti raggiungere, così ti dico bene o male che colori potrebbero essere. Il colore ti fa vedere il mix. Però il Fenrisian, cavolo, è celestino. Perché gli ha fatto prendere il Fenrisian? Poi dovremmo mettere tutti questi riflessi dei capelli anche sull'armatura. When we're done with the hair, of course we're going to do all the reflection with the same color of the hair into the armor. Lilac below.
Facciamo violetto sotto, tipo lilla, dove arriva il mio pennello ovviamente. Ok. L'ho mandato su Discord, ok. Secondo faccio qui e ti guardo subito. Intanto si asciugano i capelli. Allora. Vediamo un po'. Grande Fabio, che dici? Allora. Ti piace l'armatura? Abbiamo finito oggi. Venerdì faccio Midara, eh? Faccio questa tizia qua. Allora. È proprio verde, acqua, 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 acqua. Proprio, quel colore è bastardo da fare, lo sai? Se non ce l'hai è veramente bastardo. Lo sai, mi sa che lo fai con l'emerald e il giallo, vediamo un po'. No, viene verde. Comunque più che verde acqua è turchese, eh? Sì, eccolo. È un temple blue guard, quasi. Con una punta di verde. E questo con una punta di verde. Per questo ti ha dato il Fenrisian. Però è tipo il turchese del... Guarda. C'ho sto turchese qua. Mettiamo una punta di verde. Eccolo. È praticamente turchese e verde. Turchese e sibarite o cabalite. Eccolo qua. Belli colori. Mi sono sempre piaciute le miniature fiammeggianti e quelle elettrizzate. Bene, bene. Oddio, mi si è impallato tutto. Ok. Allora, torniamo a noi. Stiamo facendo i capelli con tanta pazienza. Quindi Temple Blue Guard e Cabalier, sì, prova così, ma proprio una puntina di verde, di cabalite, dovrebbe venirti. Perché l'ho fatta con turchese e emerald green. So, magenta in the shadows. Very thin layers. Allora mettiamo il magenta nelle ombre, così da ottenere una sorta di lilla. Perché... colora per trasparenza. Taking advantage of the transparency of the color so that applying magenta into this light turquoise, we're going to have a very light lilac. Capas mas finas. Capas cos'hai, layer.
Poi, come potete vedere qui davanti abbiamo già il giallo di prima dell'underpainting, cioè diciamo l'underpainting dell'aerografo, no? E ci sta perché è il riflesso dell'armatura. E poi dovremo fare il contrario, ovvero mettere il riflesso dei capelli sull'armatura. So we already have the yellow tones into the front part of the hair due to the airbrush we apply at the beginning. Capas masfinas. So that we're going to enhance them later a bit more. And we're going to do the same thing for the shoulder parts because we want to put the same color, the reflection of the same color of the hair into the shoulder parts. Raff, poi fammi sapere se ti è venuto, eh. Può anche mandarmi a cagare in diretta, non è un problema. Tipo Muscia dice le minchiate. Wow, ci vuole, raga. Tanta pazienza per usare il phone. Cosa vuoi tu? Che cosa vuoi, Karim? Sì, considera che facciamo. I colori saranno giallo, turchese e violetto, il magento. Sì, viene bene, bene. Solo che ecco, ci vuole un po', adesso devo ripassare tutte le ombre, cioè tutti i recessi, col magenta violetto e dopo ripassiamo il turchese e infine il giallo. Ah, mandarmi anche Ghier? Certo, però lo devi fare in bolzanese o come si dice. So the steps here are base coat, shadows with magenta, again base coat with a bit more turquoise for the mid-tone and yellow for the highlights. Bolzanino. Davvero? È roba così piccina? O in bolscevico. Secondo me è più bolscevico. Ripassando il turchese dove si vede troppo il rosso sotto. Ciao Muscio d'Elia, grande Eli, ciao! Come stai? Ti piace l'armatura? Adesso sto facendo i capelli. Che dici? Che è? Posso solo in stile hawaiano? È vero, è vero, è vero. Sì, di Bolzano, di Bolzano. Bolzanino è carino. Anche se il nostro caro immadino niente, c'ha giusto i gatti.
Da Viola, ciao Mush. Ciao Viola, grande. Effettivamente, au. Subito, subito, subito ti è piccato. Subito, mamma mia. Com'è, Luisi? Si picca così facilmente il nostro Karim? No, allora, col pennello 1 sbrocco. Lo prendo in pennellaccio. Oh, molto meglio. Se no, ragazzi, stiamo qui fino a dopodomani. Ci staremo comunque, perché dobbiamo finire il live. Le luci gialle le farò con il light skin tone, che è quello che sto mischiando adesso, il turchese e il e un pochino di giallo intenso, penso, sì. Dopo faccio il mix e provo, ma sicuramente sì. Che poi diciamo come complimento, perfide, detto io. Ma davvero non sto scherzando. Lui si vede, voleva essere un po' più piccino, poi si vede esagerato con la palestra e si è ritrovato così. Secondo me è perché di notte fa le lotte con il pesce scorpione, quindi l'unico modo per incutergli terrore è fargli vedere tipo il suo mega tatuaggio. Che strozzata. Sono piccino, E io sono alta 1,80, voglia di crescere. Ok, dai, adesso abbiamo una base coat un po' più consistente, che ci può aiutare di più. Oddio, Dio. Caso perso. Allora, ritorniamo a noi. Andiamo a fare le ombre. Quindi tutte nei recessi. Sarebbe stato più facile iniziare con il viola, però ormai avevo fatto il test col celestino per vedere se veniva bene, poi ho visto che veniva bene, ho continuato. Questo io preferisco partire sempre da comunque le ombre, perché almeno se copri poi il tono medio non ci devi ripassare. E coprire, diciamo, le ombre già è più difficile perché stiamo andando proprio nei recessi. Musce, do la conferma che sei una grande. Il colore è venuto, tempo blu grande, cavaliere green e giallo. Oh, perfetto. Ma che ti ridi? Grazie che stai a Roma. Adesso aspetta che asciughi e poi vedo se è giusto, devo correggere un po'. Ok, perfetto, dai, sono contenta, meno male. Ancora un po' di occhio ce l'ho, dai. Ma te, Raff, l'hai presi gli skill? O aspetti i set?
Posso capirli, ragazzi, uno per uno, mamma mia. Con la wet palette che ti si asciuga poi, ma disastro. Comunque dai, abbiamo altri 10 minutini. Faccio quello che posso e poi tanto domani capelli e uno scudo, insomma, come ho detto prima, le armi oppure vediamo il da farsi. O le armi o il mantello. Che vi interessa di più vedere? La risposta penso sia quasi ovvia. Aspetto i set. Ah, ma è lunga fino a settembre. Prenderò una mini in compenso. Armi. E lui propone armi. Anche se so che non ti piace farle. Fermite. Fermite. Dipende che arma è. Le asce sono veramente uno strazio. Però la spada così è fina fina, doppio filo, già potrebbe riuscirmi meglio. E poi comunque tocca fargliela. Che facciamo? Gliela lasciamo così primerata. Prima o poi mi tocca. O domani o dopodomani. Comunque non mi hai manco cagato, grazie, grazie, no ma grazie. Raffa ce l'ha con te, Karim. Ogni tanto se la prende con qualcuno, Karim, così è un buffo. Adesso sto ripostando un po' di turchese, così poi facciamo i nostri toni gialli. Meglio li accenniamo. Ok. Spero che col giallo diventi come me lo immagino io. Altrimenti ho fallito miseramente. Sembra quasi un cavaliere dello zodiaco. Ok, allora proviamo di light skin tone giallo e bianco. Vediamo un po'. La sto cercando, cari, ma dammi tempo. Va bene che sono donna e riesco a fare tre cose insieme. A farne 10 sono ancora capace. Ho mandato l'app. Manco un bacetto, un vap. È tremendo. Scherzo l'app, scherzo sempre. Ormai dovresti saperlo. Ma sì, Karim. Proviamo un po' se sto giallo funziona. Yeah! Lo zoom un po', così lo vedete anche voi. Giallo, light, giallo intenso, light skin tone e bianco and white. Sì, sì, ci sta, ci sta. Guarda, guarda come si tiene dietro gli quando mi fa gridare dopo quello che mi ha fatto Muscia ed è ancora viva. Ma che mi piace. Ma lo sappiamo, cari, lo sappiamo. E Elwi, ti piace sto giallino col turchese in lilla? Dal commento mi sa tanto di sì. Facciamo zoom out, così vedete un po' meglio. Ok.
A bestia. Grande. Questo si asciugherà. Spero, se no lo ripassiamo col col turchese. Col turchese. Però sì, ci sta. Molto delicato. Molto angelico, vogliamo dire? Anche se lui di angelico ha ben poco. Però... volevo dirlo prima, mi avete distratto. Vado a mangiare perché mi stavo autodigerendo. Va bene, torniamo a serie. Mi piace un sacco la zero sulla cinta. Spettacolo. Sulla cinta. L'unica parte che devo ancora sistemare, Karim. Posso, no? Era veramente pessimo. Così vediamo anche domani quanto e se si è assorbito il colore. So guys, I'll keep painting this miniature tomorrow, same time. I'm going to finish the hair and we're going to start with the weapon. So we have the sword and the shield. Ciao Giacomo, un bacione. Ma l'azzurro è figo. Allora, sei tremendo. Ma davvero l'azzurro della cinta? Karim, ti boccio. Ok, dai, vediamo domani come è diventato ed eventualmente miglioriamo. Non si dovrebbe asciugare, secondo me, cioè abbassare di tono. Quindi facciamo al volo gli occhietti. Mamma mia, ora macchia tutto. Fatto. E il bello è che gli occhi glieli voglio lasciare così bianchi per avere un effetto, non lo so, tipo di fulmini, perché comunque mi immagino la scena piena di fulmini. Perfetto. Sì, ti è spiritato. Senza pupille, come se tipo si stesse trasformando, non so, quelle cose là.
Karim, guarda, io te lo farei solo perché poi dopo non mi va di ripassarci il bianco sopra. Va bene? Te lo faccio la prossima miniatura. Stai temendo? Thanks for the follow, Chris. Allora, ragazzi, ci vediamo domani, stessa ora, e continuiamo. Facciamo i capelli, se vanno bene così, lasciamo così. Al massimo facciamo le corna e le armi. Così poi andiamo di mantello e basetto. Eh? Va bene? Grazie ragazzi per avermi fatto compagnia. Buona cena, buona serata e ci sentiamo su Discord. Thanks for keeping me company. See you tomorrow, same time. We'll keep painting this miniature. I'm going to do the horn, fix the hair if they turn down in the next 24 hours. And then we paint the shield and the shirt. So that be on Thursday. We're going to paint the cape and do the basing, okay? See you guys, thanks. Ciao ragazzi, un bacione.